Ogni mattina, dopo la parziale sosta notturna, i mezzi di trazione delle ferrovie si rimettono in moto. Le vecchie locomotive nere di carbone e di fumo, addette ormai solo alla manovra e ai trasporti locali, sbuffano, fischiano, muovono gli stantuffi, emettono nubi di vapore. Davanti a loro, facendo contrasto per la linea moderna e i vivaci colori, sfilano, uscendo dalle rimesse, le nuove automotrici. In chiave diversa fischia anche questo giovane macchinista che inizia lietamente la sua giornata di lavoro intonando un vivace motivo. Dal box egli conduce il locomotore sulla piattaforma girevole situata al centro della rimessa, che ruota per dar modo al locomotore di trovare il binario di uscita che gli è destinato. Imboccato il binario, il locomotore si avvia, esce dalla piattaforma e finalmente dalla rimessa. Lasciando i rispettivi box, si succedono sulla piattaforma, sfilando in una specie di parata, altri locomotori, appartenenti a vari tipi, ognuno contraddistinto da un particolare numero di serie. Questo è il 646 con i suoi 12 motori in coppia, che costituisce una delle più recenti e felici realizzazioni della nostra ingegneria ferroviaria. Usciti dalla rimessa, i locomotori si dirigono verso la stazione percorrendo il binario di raccordo. Vediamo passare anche il nostro amico macchinista, che ci fa un segno di saluto. Ecco una locomotiva diesel. Un locomotore 636, due automotrici abbinate. Ancora il 646, che si affianca cammin facendo con un treno in arrivo. Ed infine il principe, l'Aga Khan dei treni, il 7 Bello. Una galleria di lavaggio dotata di spazzoloni, docce e getti di liquido detergente ci dà modo di assistere ad uno spettacolo inconsueto. Il bagno di un intero treno giunto a Roma nelle prime ore del mattino. Come logico, il treno non è il solo a fare il bagno a quest'ora mattutina. Lo fa anche questa graziosa ragazza. È una giovane hostess che rivedremo in seguito in atteggiamento meno balneare e meno risentito. Intanto il treno, reduce dal lavaggio, ha raggiunto il parco di raccolta delle vetture ferroviarie, dove convergono altri treni di diversa formazione e di diversa provenienza. Tutte le vetture vengono infatti sottoposte, dopo ogni viaggio, ad un'accurata revisione e a una completa pulizia. Un confronto fra i vari tipi di vetture in sosta nel parco potrà darci un'idea del progresso tecnico conseguito in questo campo. Ecco una moderna vettura di prima classe con il suo perfetto carrello di appoggio, le semplici molle a balestra e i ripidi scalini di una terza promossa a seconda. Quest'altra vettura, ormai prossima alla demolizione, è un vero cimelio. Diamo un'occhiata al suo interno. Al posto delle toilette troviamo ruote, sbarre e catenacci. E in più una doppia fila di panche dall'aspetto tutt'altro che accogliente. Affrettiamoci a visitare qualcosa di più moderno. L'interno di un'automotrice rilucente di pegamoidi e cromature. Curiosiamo in un'altra vettura, dove possiamo assistere ad una interessante metamorfosi. Un normale scompartimento di seconda classe si trasforma in pochi minuti in una cabina a sei cuccette. Se poi si vuole viaggiare con maggior comfort, sempre col biglietto di seconda, la cosa è semplice. Basta pagare un ragionevole supplemento e potete installarvi in una comoda ed elegante cabina singola dei vagoni letto. L'attività quotidiana delle ferrovie non si esaurisce con l'esercizio. Eccoci in uno stabilimento di costruzione di elettromotrici. Ognuno di questi cassoni di colore diverso corrisponde ad una successiva fase di lavorazione. All'interno di uno dei cassoni, un operaio proietta contro la parete della pasta di amianto, che successivamente viene compressa così da formare uno strato isolante agli effetti sia termici che acustici. Contrariamente alle apparenze, non sono marziani in ava scoperta sulla terra, ma operai addetti all'operazione di sabbiatura. Le maschere ad ossigeno servono a proteggerli dalla sabbia lanciata con forza dalle sistole per ripulire le lamiere dalla ruggine e dalle scorie.
una rapida occhiata al magazzino dello stabilimento dove si allineano file di sedili pronti ad essere montati sulle vetture, scaffali contenenti armadietti, estintori, accessori vari e altri sedili di emergenza. Siamo adesso su una delle tratte ferroviarie dove sono in corso lavori di ammodernamento delle rotaie e della massicciata. Assistiamo alla saldatura dei binari in campate lunghe anche più chilometri. Le rotaie vengono inizialmente saldate fra loro per centinaia di metri. Liberate dalle ganasce dalle macchine scavigliatrici, sollevate con minuscoli rulli perché possano liberamente dilatarsi e riscaldate con uno speciale apparecchio. Successivamente le varie sezioni così unite vengono saldate tra loro. Il procedimento che abbiamo visto ha lo scopo di evitare che a saldatura avvenuta si verifichino inconvenienti per i mutamenti di temperatura. Sembra il collo di un animale preistorico, ma non è altro che il dispositivo di scarico della terra e dei detriti di una macchina vagliatrice del pietrisco. Questo escavatore, penetrando sotto le rotaie e le traverse, dirompe il pietrisco ammassato e lo solleva fino ai vagli e agli impianti di lavaggio. Lavato e liberato dai detriti e dalla terra, il pietrisco è poi riversato sul binario dal distributore a tramoggia. Selezionato il pietrisco, interviene la macchina rincalzatrice che lo assesta nella sua sede naturale con i suoi martelli vibratori. Sulle nuove moderne rotaie passano veloci e sicuri treni di ogni tipo, treni rapidi, il Trans-Europa Express che unisce fra loro alcune delle più importanti città europee, treni azzurri, come questo che vediamo superare un passaggio a livello a semisbarra, che per la sua maggiore sicurezza e rapidità del funzionamento costituisce un notevole progresso nel campo delle comunicazioni ferroviarie. Saliamo al volo sul locomotore condotto dal nostro amico macchinista e approfittiamone per assistere dalla cabina di guida al veloce sfilare del moderno binario, che con le sue campate a saldatura continua fa sì che quasi non si avvertano i colpi delle ruote del convoglio. Lasciamo ora il nostro amico proseguire da solo il suo viaggio. Torniamo a Roma, alla stazione, per ritrovare la giovane hostess che già conosciamo. Nella sua uniforme azzurra si reca a prendere servizio su un elettrotreno. La seguiamo mentre è salita a bordo, traversa la corsia, stabilendo i primi cortesi e cordiali rapporti coi passeggeri che le saranno affidati per tutta la durata del viaggio. Fra l'altro, spiega a questo signore che si affanna invano per aprire il vetro del finestrino che il treno è munito di impianto ad aria condizionata. La hostess raggiunge poi la sua cabina mentre il viaggiatore si consola della sua parziale incompetenza ascoltando la radio applicata alla testiera del sedile. Ecco, scattano i minuti. È ormai l'ora della partenza. Il convoglio si avvia e la hostess, dal posto di trasmissione, manda il rituale saluto. Benvenuti su questo treno. Siamo partiti in perfetto orario. Il servizio audio treno è lieto di annunciarvi che fra pochi istanti andrà in onda un programma di musica registrata in notizie appositamente creato per voi. Signore e signori, buon viaggio!